esempio che vi faccio è quello di andare a creare un database e creare una tabella. Intanto, allora, in questi tipi, questi sono database relazionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che la rappresentazione logica dei dati prevede che i dati siano appunto memorizzati, rappresentati in tabelle. E cosa vuol dire rappresentazione logica dei dati? Questi dati dove stanno secondo voi? Sì, bene, sulla memoria del server, certamente, sulla memoria del database server, sì. Però su quale tipo di memoria? La memoria secondaria, cioè quella memoria che mantiene permanentemente i dati. Chi è che gestisce la memoria secondaria sul server? Il gestore è un programma che si chiama sistema operativo, perché il sistema operativo ha al suo interno un componente che si chiama file system, il quale si occupa di gestire gli archivi di dati, quindi file, directory, eccetera, di fare le varie operazioni. I dati del database si trovano tutti su file e quindi sono file su un supporto di memoria secondaria. Se noi dovessimo lavorare con i dati tenendo conto di come sono effettivamente memorizzati sul supporto di memoria, sarebbe un po' problematico. Primo perché ogni sistema operativo utilizza delle, diciamo, metodi di memorizzazione, delle tecniche di memorizzazione dei dati, dell'organizzazione, che sono diverse. Se prendo un Mac, un Windows, un PC, scusate, sono ben diverse, perché proprio il formato dei file è diverso. Quindi io non potrei, cioè posso lavorare direttamente su questi file, però diventa molto dispendioso, molto difficile, devo scrivere tutti i programmi differenti e poi se cambia qualcosa li devo modificare. Quindi questa problematica ha fatto nascere proprio questi sistemi di gestione di grandi quantità di dati, cioè quelli che si chiamano appunto database management system. Quindi il database management system fornisce una rappresentazione non fisica dei dati ma logica. Ci sono diversi modelli logici dei dati. I sistemi di database relazionali utilizzano la tabella, quindi i dati sono organizzati dal punto di vista logico in tabelle, quindi significa che il programmatore lavora come se i dati fossero veramente in tabelle. Quindi andiamo a vedere queste tabelle come sono fatte. Intanto come si crea? Stiamo lavorando con un database management system che si chiama MySQL. È stato creato parecchi anni fa, poi a un certo punto è stato acquistato dalla Oracle, che sta un po' dappertutto come il sale e il pepe, che è quella che fa Java, ha comprato MySQL. Quindi i programmatori originari di MySQL hanno invece preso una strada diversa utilizzando un fork, quindi una copia di MySQL. Quindi adesso esistono in realtà due copie di MySQL, una che si chiama MySQL, quella della Oracle, e l'altra che si chiama MariaDB, che è invece questo progetto portato avanti dai programmatori originali. Noi qua utilizziamo MariaDB, vedete? Non c'è molta differenza, soprattutto per quello che facciamo noi. Ci può essere qualche minima differenza, però lo vedremo nel senso che useremo i manuali. Quando si lavora con il Database Management System, bisogna usare i loro manuali. Perché? Noi lavoriamo con il linguaggio SQL, ma SQL non è un linguaggio. Un linguaggio è uno standard. Cosa vuol dire che è uno standard? Vuol dire che qualcuno ha fissato delle regole di un linguaggio che è stato chiamato SQL che stabiliscono, non so, che se bisogna fare un certo tipo di operazione, allora l'istruzione, cioè una certa istruzione deve fare un certo tipo di operazione, deve restituire un certo tipo di risultato. Così come anche HTML è uno standard. Ok, per cui il tag H1 è un titolo di livello 1. E poi dopo, questa è la teoria, poi ci sono le implementazioni. Questa è un'implementazione di SQL. E possiamo chiamarlo dialetto? Dialetto. Quindi ogni DBMS ha il suo dialetto SQL perché ha la sua implementazione di SQL, di questo standard. E quindi ci possono essere differenze tra i vari sistemi. Tant'è vero che basta andare a dare un'occhiata qui. Ecco, guardate,
Questa operazione permette, le operazioni che vedete adesso permettono di trovare un insieme di righe sulla base di condizioni imposte, però limitandone la visione solo alle prime n. Quindi restituiscimi i risultati che soddisfano a questa condizione, ma non tutti, i primi n. Guardate le sintassi diverse che ci sono. Questa è la sintassi di SQL Server o anche di Microsoft Access, che è il database, quello più piccolino che si trova integrato nel pacchetto Office, se non sbaglio. Mi sembra che sia in Office. Ecco, la sintassi è questa, select, vedete, select from where ci sono sempre. Però per indicare che voglio solo un certo numero di righe si mette top qui e qua il numero. Vabbè, poi c'è anche la percentuale. In MySQL invece no, non si mette qua top, si mette limite al fondo e il numero. In Oracle 12, che è l'Oracle ha anche dei database industriali che non sono certamente open source, eccetera, si mette, dopo l'ultima riga si fa un ordinamento e poi bisogna fare un fetch first number, rows only. E così via. Quindi a seconda del database management system, la sintassi di SQL per fare determinate operazioni può cambiare. Per quello che bisogna saper leggere i manuali. Poi per le operazioni più semplici è uguale per tutti. Ora vado a creare il database. Per creare un database qua con MariaDB, cliccate su database. Questa interfaccia qua si chiama PHP MyAdmin. Penso che l'abbiate capito. Clicco su database. E decido un nome per il mio database e poi clicco su crea. SQL non è case sensitive, però meglio adottare una strategia unica, cioè decidere per esempio di usare sempre tutte minuscole oppure la notazione camel case, per non poi fare un macello, più che altro ricordarsene poi, no? Vado a creare le tabelle. Iniziamo a creare che tipo di tabelle? Artista. E qua devo stabilire quanti campi ha questa artista. Adesso stiamo improvvisando. Cosa memorizziamo per l'artista? Il nome d'arte, del nome del cognome non ci interessa niente. E poi che cosa? No, gli album non li posso memorizzare in artista. L'artista sono le proprietà dell'artista. Qua dovete ragionare come se stessimo creando delle classi. La classe artista. La classe artista ha un nome d'arte, la data di nascita, anche questo non si può mettere perché può cantare in più lingue. Qua io ne posso mettere solo valori singoli. Queste informazioni si possono rappresentare, ma bisogna creare un'altra tabella. Poi ve lo faccio vedere. Quindi rimaniamo un attimo con le informazioni relative all'artista, dove sappiamo di avere dei valori singoli, atomici. Nome, data di nascita, poi mettiamo anche un identificatore univoco. Cos'è un identificatore univoco? È un codice numerico che si auto-incrementa a un inserimento, quindi ogni volta che io inserisco un artista aumenta di uno, che mi garantisce che ogni riga nella tabella sarà diversa da un'altra riga, da tutte le altre. Cioè. Identificatore univoco. Come il codice fiscale per le persone? Nessuna persona ha lo stesso codice fiscale di un'altra, qui nessun artista avrà lo stesso identificatore di un altro, perché si incrementa di uno ogni volta. Quindi abbiamo bisogno di tre campi, poi tanto possiamo aggiungerne. Quindi tre campi, qua se lasciate quattro non succede niente. Esegui, si clicca su esegui. Ecco, e ci troviamo di fronte a questa schermata. Allora, ogni riga qui rappresenta un attributo. Quindi inizio a mettere l'ID, lo chiamo proprio ID. Poi il secondo attributo invece abbiamo detto è il nome d'arte, metto solo nome. E il terzo attributo è la data di nascita. Mettiamo un anno, inizio attività. E quando ho iniziato, diciamo, potrebbe anche essere un gruppo, non solo un artista singolo. E poi devo aggiungere un altro attributo, lo aggiungo, guardate, aggiungi un campo, vedete c'è scritto qua sopra, aggiungi un campo e aggiungiamo un campo.
l'aggiunta. E adesso qua vado a scrivere anno fine. Bene. Adesso dobbiamo, queste come se fossero delle variabili, quindi devo andare a definire il loro tipo. Ci sono molti tipi, però diciamo che i principali sono gli interi, per gli interi, con la parola chiave int si rappresentano. Poi abbiamo anche i double, i float, i decimal che sono, vanno bene per rappresentare le valute, i numeri, quindi non so, le euro, queste cose qua, perché consentono di specificare quante cifre ci sono dopo la virgola o punto decimale. Poi abbiamo i bu, i booleani, anche se in realtà in SQL non esiste il booleano, cioè true e false non esistono, esiste 0 e 1. 0 è false e 1 è true. Esiste il tipo date per le date, daytime per data e ora, timestamp, il timestamp, cioè il timbro, diciamo, è un numero che stabilisce i giorni, mi sembra, o i minuti, sono ricordo, passati da una certa data fino ad oggi e che consente attraverso appositi algoritmi di risalire la data. Poi c'è solo il time o solo l'anno. Comunque, vedete, le stringhe si rappresentano con varchar, cioè hanno il tipo varchar, si usa varchar. Esiste anche un char, ma il char ha una lunghezza fissa tra 0 e 255 caratteri. Quindi direi che è meglio usare le varchar, che hanno una lunghezza variabile, arrivano fino a 65.535 caratteri. ID è un intero, nome è una stringa, quindi vado a mettere varchar. Data di nascita è una data, quindi tipo date. Anno inizio metto solo l'anno, quindi metto int. E qua anno fine int. La lunghezza e i valori. Allora ci sono delle lunghezze predefinite. Per esempio per gli interi le lunghezze sono, la lunghezza predefinita è 11 cifre. 11 cifre, che cos'è un numero di 11 cifre, ragazzi? Sono 11 miliardi. Quindi quando voi stabilite la lunghezza state stabilendo il numero di cifre e non il massimo valore che potete rappresentare. Quindi se mettete 200 non è che il numero arriva fino a 200, significa 200 cifre. Quindi sì, possiamo lasciare il default per quanto riguarda l'identificatore univoco. Mentre per esempio per l'anno di inizio e l'anno di fine sono 4 le cifre, quindi vado a scrivere 4 perché comunque fa volume, questa roba qua occupa spazio. Varchar invece indichiamo la lunghezza massima di questa stringa. Il nome, allora un nome d'arte può essere anche molto lungo, quindi io direi di utilizzare almeno un 250 caratteri. Le date, sulle date non c'è bisogno di indicare niente perché occupano lo spazio che occupano. E basta, fatto, tutto fatto questo. Adesso vediamo le altre, queste colonne. Valore predefinito. In alcuni casi, alcuni campi potrebbero avere un valore predefinito. Per esempio, immaginate che questa sia una tabella per le fatture. Nella data io potrei metterlo, nell'anno potrei mettere il 2021, in modo tale che quando chi compila non deve ogni volta inserire il 2021, è già esistente, ma se vuole lo può cambiare. Quindi il valore predefinito ha questa funzione. Però qui i valori predefiniti non ce ne sono, invece è possibile che ci siano dei campi nulli, guardate questa colonna, nulla, perché l'anno di fine può essere nullo, perché se l'artista non ha ancora terminato, è ancora in attività, l'anno di fine è nullo. Quindi dobbiamo andare a spuntare questa casellina qua. E il valore predefinito sarà ovviamente nulla. La codifica caratteri lasciamo quella predefinita e poi ci spostiamo su questa colonna indice. Questo è importante perché mi permette di definire la chiave primaria, cioè questo ID che identifica univocamente ogni artista, si chiama, nel modello relazionale, si chiama chiave primaria. Quindi devo andare qui a dire qual è la chiave primaria di questa tabella.
clicco in corrispondenza DD e vado a selezionare primary. Oh. Poi dico ok, esegui. E adesso questa è diventata la chiave primaria. In più, io voglio che questa chiave si autoincrementi. Questo numero si deve autoincrementare. Quindi clicco anche qui dove c'è AI, clicco, in questo modo diventa un campo autoincrementante. Fate attenzione perché si possono rendere autoincrementanti solo i campi chiave interi. Ora ho fatto tutto, salvo. Dunque, qua se clicco su struttura qua in alto, vedo la struttura del database. Questa è la struttura del database, guardate sempre qua in alto, vedete? Qua c'è il server che è MySQL, qua abbiamo il database musica e questa qua è la struttura interna del database. Per il momento c'è solo una tabella, la tabella artista. Se clicco sulla tabella artista mi fa vedere qual è quali sono i valori inseriti in questa tabella. Niente per il momento, non c'è nulla. Se andate su struttura, vedete la struttura della tabella. Qua c'è l'ID. Ora, vedete che ci sono un sacco di cose qua intorno. Vedete, qua c'è scritto auto increment, qua c'è scritto che questo campo è nullo, il suo valore predefinito è nullo. Se voglio posso ancora entrare in modalità di modifica, eliminare, insomma, posso fare diverse operazioni, ma adesso non mi interessa. Andiamo piuttosto a inserire dei valori. Quindi per inserire i valori, guardate, qua c'è inserisci, vedete in alto. Bene, iniziamo a inserire un artista. Ok, allora mettiamo periodo di attività inizio 1984, quindi vado nel database qua. Scrivo, in ID non metto niente perché lo metto in automatico, qua scrivo David Guetta, data nascita non lo so, anno inizio 1984, data nascita ci sarà certo, nasce nel 1967, novembre del 67, 7 novembre c'è anche qua la solo che diventa un po' complicato. Attenzione, guardate come va scritta la data. Quindi 1967 11 07. Bene, poi posso saldare subito oppure posso andare avanti e inserire un altro. Ditemene un altro. Qui abbiamo periodo di attività 2001, inizio attività 2011, quindi andiamo a mettere il nome intanto. Kigo, qua, K-I-Go, inizio attività 2011, fine attività niente, mettiamo la data di nascita, 11 settembre del 91, quindi 1991, settembre 09, 11. Eseguo tutto qua sotto, ok. Adesso potete cliccare su mostra. Andate a guardare su mostra e vedete, dovreste vedere, guardate un po' qua sullo schermo, dovreste vedere questa roba qua. Per salvare il database basta andare, selezionare intanto qua il database, non la tabella, database, poi qua sopra c'è scritto esporta. Andate su esporta, semplicemente cliccate su esegui e vi salvate lo script SQL che poi potete, quando ritornate a lavorarci, importare con importa.